Benvenute nel mio bagno. Allora, proviamo questo qui che è in tre step per il cerottino e per i punti neri. Primo step è quello per andare ad aprire tutti i pori e adesso lo facciamo assieme. E poi dopo dice va bene, secondo step è il cerottino, il terzo è per pulire. Allora, partiamo dal primo. Ecco qua. Ed è quello per pulire i pori. Io apro appena appena un angolino con le forbici perché questo va bene per qualche applicazione. Quindi vediamo. È proprio acqua, è liquidissimo. Se sentite qualcosa sotto, è mio marito che sta guardando la corsa. Boh, sarà abbastanza così. Visto le indicazioni in cinese, vabbè, è al contrario, ma comunque sia, è sempre in cinese, ho usato Google Traduttore. E dice di andare a massaggiare e poi dopo rimuovere. Abbiamo massaggiato. Ok. E adesso andiamo a sciacquare, così lo rimuoviamo. Ok, allora adesso passiamo al passaggio 2, quindi apriamo 2, che è il cerottino, se riesco ad aprirlo. Ok. Nero, mi piacciono quelli neri, quindi adesso vado a inumidire il naso e a mettere il cerottino. Inumidiamo, lavandino. Ok, e andiamo ad applicarlo. Bene, adesso riprendiamo la confezione. Dice di tenerla in posa 10-15 minuti, quindi noi ci rivediamo tra 15 Allora, mentre che minuti. aspettiamo, vi mostro che io gli step li recupero così. Quindi comunque ci metto le molettine e lo chiudo. Poi questo qua che è il primo per pulire i pori e poi l'ultimo che sarà quello per finale che adesso leggeremo. Aspettate. Va bene in qualunque caso da usare con i cerottini classici. Quindi noi usiamo i cerottini classici, poi recuperiamo quello che per un bel po' ce n'è. E andiamo anche a fare un riciclo. Questo qui è lo step finale, ma ve lo faccio vedere dopo. Intanto aspettiamo i 15 minuti. Allora eccoci, dunque alla fine l'ho fatto agire per più di 20 minuti perché comunque non si asciugava, quindi adesso 25 minuti che è su, vediamo. Lo vediamo tutti in diretta. Sinceramente mi aspettavo di più. Con gli altri cerottini viene più, via, più roba. Può fare schifo volendo. Mi aspettavo di più. Comunque di roba ne è venuta. Allora, adesso, strato 3, che è questo qui, dice di, ed è sempre tradotto dal cinese, dice di andare ad applicare per riequilibrare il pH, perché è rossissimo, e poi idrata anche. Quindi andiamo sempre ad aprire un angolino. Vediamo in questo caso la texture. È sempre molta cosa. È più un gel fresco, che dovrebbe andare a stringere i pori e a idratare. Oh, proviamo.
Diciamo che per adesso non si asciuga e se è un gel così e questo è pieno, mi dura un sacco. Allora, intanto che si asciuga, bellissimo col naso bello. Considerazioni. Io sinceramente, di solito, anzi aspettate che prendo tutto e vi faccio vedere, perché tanto ce l'ho nel cassetto qui. Io solitamente uso i cerottini classici, questi qui. Che li prendo su Wish, costano una cavolata e mi tolgono davvero tanto. Li uso una volta a settimana. Questo ha tolto, sì, ma non ha tolto tutta questa roba che sinceramente adesso è ancora tutto bagnato, però sinceramente io ne vedo ancora, quindi non è che è andato proprio a rimuovere chissà che cosa. Certo è che l'ho pagato una cavolata, però la Bioacqua è una marca che comunque si trova anche online tranquillamente su Amazon o altro e ne parlano bene, quindi ho dovuto provarla. E rimetto via intanto e sinceramente aspettate, tanto che chiacchiero, vado a chiudere con le mie mitiche monetine anche questo qui, perché a quanto pare lo userò per un sacco di applicazioni. Questo, quindi vado a chiuderlo e lo metto nel cassetto assieme all'altro, così ogni volta che faccio il cerotto per il naso non si è ancora assorbito, quindi ne basta davvero poco. Ogni volta che faccio il cerotto per il naso comunque sia ed è uso un cerotto classico, però faccio questo. Anzi, sono curiosa di provare con un cerotto classico, quindi non il loro che mettono nella confezione, ma con un altro cerottino, a vedere se rimuove di più. Mi sa che lo faremo anche questa prova assieme, ovviamente se Volevo vi provare con interessa voi come come funziona. funziona lo step 1 e lo step 3. Per i cerottini per il naso, però in questo caso con un cerottino classico che ho io, quindi non quelli soliti che c'è dentro la confezione, ma con uno classico per vedere se è un fatto di prodotti oppure di cerottino. Allora, questo è lo step 1, quello che va ad aprire i pori. Ok. E lo mettiamo. Mentre ho su questo, ok, io solitamente faccio anche la maschera, questa qua. Ad esempio, questa è della Fusion, ok, che è quella nera che la metto sul mento e sulla fronte. Questa l'ho presa da Wish, costava niente. Vediamo un po'. E quella a strappo. E faccio così. Ok. E sulla fronte. E quindi era per tutta la zona T. Stando lontano le sopracciglia, perché sennò questa strappando strappa anche le sopracciglia e non è proprio il massimo. Quindi, ok. E noi ci vediamo tra 15 minuti, così è tutto asciutto e vediamo se il mio classico cerottino rimuove di più, oppure se è un fatto di pelle al momento, ma secondo me. Vediamo, vedremo, vi aggiorno. Allora, eccoci qui. Dunque, intanto stavo pensando che togliere queste è sempre un po'. E comunque sia, questa maschera nera toglie. Adesso non so cosa si possa vedere, ma ve lo posso garantire che toglie e costa niente, quindi ve la straconsiglio. Dobbiamo togliere anche questo. Il problema di queste maschere peel-off è che si tende a fare un po' la ceretta.
E adesso andiamo a vedere il cerottino per il naso, che è quello che ci interessa di più. Allora. Allora, non so se mostrarvelo o meno e se si possa mai vedere qualcosa. E potrebbe anche fare un po' schifo, quindi ok. Però quello che non funzionava era il cerottino dentro la confezione, perché questo invece rimuove, alla faccia si rimuove. Quindi basta saperlo. Quindi hanno fatto di cerottino quello dentro la confezione che toglieva poco, mentre che questo ha davvero rimosso. Ora tolgo gli ultimi residui, sciacquandomi il viso e basta. E comunque il test superato. In questo Comunque caso, sia, guardate, la sereno. bioacqua è comodo perché c'è tutto. Quindi c'è quella per aprire i pori, il cerottino, poi quello per chiuderli e per idratare. Quindi c'è tutto. Però sinceramente mi aspettavo qualcosa in più. Certo che il prezzo è davvero irrisorio, quindi per un test può andare bene. Dunque, io ok, si è quasi assorbito, vediamo un po'. Ah, io ne vedo ancora. Ne vedo ancora. Comunque sia, se vi ho tenuto compagnia, mi sono stata utile, vi ha incuriosito questo test e ne volete altri, perché ho altri set sempre per i cerotti per il naso, perché è una mia fissa. Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Io basta, perché sono capelli tirati sul naso bordeaux e siete in bagno, quindi basta. È ora che chiudo il video. Ed fatemi sapere con un commento se volete altri video di questo tipo. E mi raccomando di mettere un like se vi è piaciuto il video. Ed iscrivervi al canale così non perderete più queste video test. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!